Platone, l'Apologia di Socrate. Io proprio non so quale impressione vi abbiano fatto, ateniesi, le parole dei miei accusatori. Quanto a me, credevo di non essere più io, tanto quei loro discorsi mi parvero persuasivi. E per giunta, a dirla in breve, non hanno detto per nulla la verità. Ma fra tutte le loro menzogne, una sola, soprattutto, mi ha stupito. Cioè, quella che voi dovete stare in guardia e non lasciarvi ingannare da me, che sarei un abile parlatore. E il fatto che costoro non si siano vergognati pensando che io, presto, li avrei smentiti, dimostrando di non essere affatto quell'abile parlatore che essi sostenevano, mi è parsa la loro più grande impudenza. A meno che costoro non chiamino buon oratore chi dice la verità. Nel qual caso, io stesso devo convenire di essere tale. Ma non nel senso che dicono loro. In ogni caso, ripeto, costoro non hanno detto nulla o quasi di vero. Da me, invece, voi udrete tutta la verità. Oh, non certo cittadini con discorsi ricercati, come hanno fatto costoro, abbelliti da frasi e termini raffinati, ma con parole alla buona, come mi vengono. Perché io so che quello che dico è giusto. Non vi aspettate altro da me. E, d'altronde, sarebbe indecoroso alla mia età venirvi a raccontare fandonie, proprio a voi, come un ragazzino. Io, però, vi chiedo una cosa e vi prego vivamente. Se nella mia difesa mi udrete parlare al mio solito, come facevo in piazza, presso i banchi dei cambiavalute o altrove, dove molti di voi mi hanno ascoltato, non vi scandalizzate, vi prego. E non protestate per questo. Il fatto è che a più di 70 anni, questa è la prima volta che entro in un tribunale così. Sono del tutto inesperto del linguaggio che si usa qui. Del resto, voi mi perdonereste se fossi uno straniero e parlassi in quel dialetto e con quell'accento in cui fossi stato allevato. E dunque, mi sembra giusto chiedervi di non badare allo stile del mio discorso, bello o brutto che sia. Quel che importa è che voi badiate bene e facciate attenzione se io dico cose giuste o meno. Perché questa è la virtù del giudice, mentre quella dell'oratore è di dire la verità. Ebbene, cittadini, è giusto che io, prima, mi difenda dalle false accuse che mi furono mosse per il passato dai miei primi accusatori, poi da quelle più recenti e dagli accusatori attuali. Infatti, molti sono stati quelli che, per il passato, anzi, da molti anni fa, mi hanno accusato davanti a voi senza che dicessero nulla di vero. Ma sono proprio questi, per me, i più pericolosi. Gli Udianito e compagni, che pure sono tremendi. Quelli sono i più temibili perché, tenendo presso di loro la maggior parte di voi per educarvi fin da fanciulli, vi hanno persuaso e hanno rivolto contro di me accuse per nulla vere. E c'è un certo Socrate, un sapientone, tutto intento a indagare sui fenomeni celesti e a investigare su quanto cela la terra, è capace di far passare per buona anche la causa peggiore. Costoro che, sul mio conto, hanno diffuso una simile favola. Sono gli accusatori più pericolosi, cittadini di Atene. Perché quelli che li sentono parlare in questo modo si convincono che chi fa simili indagini non crede nemmeno negli dèi. Aggiungete poi che questi accusatori sono numerosi che vanno avanti da tanto tempo, con simili accuse che hanno incominciato a rivolgersi a voi quando eravate in quell'età in cui si è più propensi a credere, cioè ancora giovinetti. Alcuni addirittura fanciulli che, per di più, accusavano un assente che nessuno poteva difendere. Ma la cosa più sconcertante è che non è possibile sapere nemmeno i loro nomi e riferirveli, salvo, forse, quello di un certo scrittore di commedie. Ma gli altri, quelli che per invidia o malvagità vi insinuavano simili calunnie, o quelli che se ne persuadevano e, a loro volta, convincevano gli altri. Ebbene, costoro sono i più difficili da rintracciare. Infatti, non è possibile citarli in giudizio, né convincerli.
Io, se voglio difendermi, devo proprio combattere con delle ombre. Parlare senza che nessuno risponda. Quindi, sappiate anche voi che io mi trovo davanti a due specie di accusatori. Quelli che mi hanno di recente accusato e quelli di cui sto parlando, che l'hanno fatto in passato. Capirete bene che in questi ultimi che io, prima di tutto, devo difendermi. Anche perché fra tutti quelli che mi hanno accusato, costoro sono stati i primi che voi avete udito e molto più degli altri che sono venuti dopo. E così sia, cittadini. È necessario che mi difenda, che cerchi di cancellare nel poco tempo che ho questa cattiva opinione nei miei riguardi, che in voi si è radicata in lunghi anni. Vorrei proprio riuscirvi, se fosse un bene per me e per voi, difendendomi, averne qualche vantaggio. Ma penso che la cosa sia difficile e non mi sfugge affatto di quale specie sia questa difficoltà. Sia, comunque, come piace a Dio. Io devo solo obbedire alla legge e difendermi. Riprendiamo la cosa dal principio. Qual è stata l'accusa da cui, poi, è derivata questa brutta fama nei miei riguardi per cui Mileto, ritenendola vera, ha promosso contro di me questo processo? Vediamo un po'. Cosa dicevano i miei calunniatori parlando male di me? Leggiamo l'atto d'accusa come se essi fossero degli accusatori in piena regola. Socrate è colpevole, fa cose che non dovrebbe, scrutando i misteri della terra e del cielo. Fa passare per buona anche la causa peggiore. Insegna agli altri queste cose. Presso a poco, questa è l'accusa. Del resto, voi stessi avete visto cose del genere nella Commedia di Aristofane. Un certo Socrate che andava su e giù per la scena dicendo di camminare per aria e spacciando altre simili stupidaggini, a proposito delle quali io non ho proprio nulla da spartire, né poco né tanto. E questo io non lo dico per disprezzare una simile scienza, ammesso che vi sia qualcuno che sappia queste cose. Che io scampi da tali accuse da parte di Mileto. Ma il fatto è, Ateniesi, che io di queste cose non ne so nulla e chiama testimoni la maggior parte di voi. E vi prego di chiedervi, quanti siete che mi avete ascoltato? Ah, certo, molti. Vi chiedo di informarvi, dunque. Se c'è mai stato uno solo di voi che mi ha sentito discorrere di queste cose. Di qui vi renderete conto che tali sono anche tutte le altre che più dicono contro di me. In realtà, nulla di tutto questo è vero. E se, poi, avete udito qualcuno dire che io istruisco giovani pretendendone in cambio del denaro, neppure questo è vero. Anche se, a mio avviso, sarebbe una bella cosa essere capaci di insegnare come Gorgia di Leontini, o Prodigo di Ceo, oppure Ippia di Elide. Costoro, ateniesi, passano da una città all'altra e sono capaci di persuadere giovani che potrebbero gratuitamente e liberamente frequentare chi volessero dei cittadini, a disertare la compagnia di questi e, pagando fior di quattrini, a seguire invece il loro insegnamento e, per giunta, a dimostrarsene grati. E c'è uno di Paro, gran sapiente, che ora, a quanto mi han detto, è qui, tra noi. Ho incontrato infatti un tizio, un certo Caglia, figlio di Ipponico, che ha pagato ai sofisti tanto denaro quanto tutti gli altri messi insieme. Caglia, gli chiesi, voi sapete che ha due figli. Se i tuoi figlioli fossero due puledri o due vitelli, bisognerebbe prendere e stipendiare una persona capace di metterne in risalto le qualità naturali. Per esempio un conoscitore di cavalli o un esperto di agricoltura. Ma dato che sono uomini, a chi intendi affidarli? Chi pensi sia capace di esaltare la loro virtù umane e civili? Penso che tu te lo sia posto il problema, dato che hai figli. C'è qualcuno che fa il caso loro o no? Sicuro che c'è, mi rispose. E chi è? Da dove viene? E a che prezzo insegna? Eveno, uno di Paro, Socrate. E insegna per 5.000. Allora, io
Io pensai che questo Eve non era proprio una persona in gamba, se possedeva tutte queste scienze e sapeva così abilmente insegnarla. Io, sinceramente, ne andrei fiero e tutto soddisfatto se sapessi fare una cosa simile. Ma davvero, non ho questa abilità, cittadini. Ma ora, qualcuno di voi, probabilmente, potrebbe obiettarmi. Ma allora, Socrate, qual è il tuo mestiere? Da dove sono venute fuori queste calunnie? Certo è che se tu non avessi trafficato più degli altri, se dagli altri tu non facessi nulla di diverso, non sarebbe nata nei tuoi riguardi una simile diceria. Dicci quindi come stanno le cose, perché non si è avventato il nostro giudizio. Chi mi chiedesse questo, per conto mio, avrebbe ragione. Ed io, perciò, tenterò di dimostrarvi cos'è stato a procurarmi tale fama e tale calunnia. Statemi a sentire dunque, e anche se qualcuno crederà che io prenda la cosa per scherzo, sappiate invece che vi dirò tutta la verità. Cittadini, questa reputazione me la sono fatta per nessun altro motivo che per la sapienza. Ma quale sapienza? Verisimilmente, quella che è propria dell'uomo. E di questa è probabile che io sia sapiente. Quelli, invece, di cui parlavo poco fa, non so che dirvi. Hanno forse una sapienza superiore all'umana. Certo è che io non la conosco e chi afferma il contrario mente e lo fa per calunniarmi. Non protestate ora, Atenizi, se quello che sto per dirvi vi sembrerà presuntuoso. Non sono parole mie, ma mi riferisco a chi le ha dette e che in tutto è degno di fede. Voglio alludere al dio di Delfi, che prenderà testimone della mia sapienza, qualunque essa sia, se di sapienza si può parlare. Certamente lo conoscete, Cherofonte. Fin da ragazzo fu mio amico, sincero democratico, che condivise con voi l'esilio e con voi fece ritorno in patria. Sapete, perciò, anche il suo carattere, come ce la mettesse tutta nelle cose che faceva. Dunque, un giorno che era andato a Delfi, ebbe il coraggio di chiedere questo al Dio. Vi prego, non protestate, cittadini, per questo che vi dico. Chiese, insomma, se ci fosse qualcuno più sapiente di me, e la Pizza gli rispose che non c'era nessuno. Di questa risposta può farsi garante suo fratello, che è qui presente, dato che lui è morto. Considerate perché io vi dico tutto questo. Perché voglio spiegarvi da dove è nata questa calunnia nei miei riguardi. Dunque, udito questo, mi chiesi: che cosa ha voluto dire il Dio? E che cosa nasconde sotto i suoi enigmi? Io, in coscienza, so bene di non essere sapiente, né tanto né poco. E allora, che cosa ha voluto dire affermando che lo sono più di tutti? Certo, lui non dice menzogne, non può dirle. E per molto tempo, così, non riuscì a farmi una ragione su quello che avesse voluto intendere. Finalmente, sebbene a malincuore, mi decisi a indagare sulla cosa in questo modo. Mi recai da uno che, in fatto di sapienza, passava per la maggiore, sicuro che in tal modo avrei potuto smentire l'oracolo e dire al responso: «Ecco qui uno più sapiente di me». Mentre tu dicevi che ero io. Interrogando quest'uomo, è inutile dirvene il nome, era uno dei nostri esponenti politici. Esaminandolo e conversando con lui, ebbi questa impressione, Atenisi, che fossero gli altri a ritenerlo sapiente e, soprattutto, che lui stesso si credesse tale, ma che, in realtà, non lo fosse affatto. Io, allora, tentai di dimostrargli che non era sapiente, anche se credeva di esserlo. E così mi tirai addosso il suo rancore e quello dei presenti. Andandomene però pensai, certo, sono più sapiente io di quest'uomo, anche se poi, probabilmente, tutte e due non sappiamo proprio niente, né di buono né di bello. Soltanto che lui crede di sapere e non sa nulla, mentre io, come non so, neanche credo di sapere.
Perciò un tantino di più ne so di costui. Non fosse altro per il fatto che ciò che non so, nemmeno credo di saperlo. Volli comunque recarmi da un altro, di quelli considerati ancora più sapienti di quello. Ma ne ebbi la stessa impressione. E anche qui mi attirai il suo odio e quello di molti altri. Dopodiché proseguì, con ordine, la mia indagine. Anche se andavo riconoscendo con rammarico e con una certa apprensione che mi stavo facendo dei nemici. Eppure mi sembrava necessario, soprattutto, tenere nel massimo conto il responso del Dio e, per capire cosa volesse dire l'oracolo, continuare a indagare presso quelli che si ritenevano sapienti. Ma, corpo di un cane, cittadini, dato che devo dirvi la verità, ecco quello che mi succedeva. Nell'indagine che svolgevo per accertare il senso dell'oracolo, quelli che erano i più celebrati mi parevano i più sprovveduti. Gli altri, invece, che non erano tenuti in alcun pregio, mi sembravano i meglio dotati. Bisogna che ve lo racconti, questo mio pellegrinaggio. Come quello di uno che sopportò un mucchio di fastidi pur di verificare l'infallibilità dell'oracolo. Così, dopo i politici, mi recai dai poeti, scrittori di tragedie, di liriche o d'altre cose, sicuro com'ero questa volta di toccare con mano quanto io fossi più ignorante di loro. Prendevo le loro opere, quelle che mi parevano più elaborate, e ad essi chiedevo di spiegarmele anche perché, nello stesso tempo, io potessi imparare qualcosa. Ebbene, ateniesi, mi vergogno a dirvi la verità, ma lo devo. Tutti quelli che erano lì presenti avrebbero parlato quasi meglio di loro, che pure erano gli autori. Insomma, capii ben presto che i poeti componevano le loro opere non per sapienza, ma per una certa disposizione naturale, per una sorta di ispirazione, come gli indovini e i profeti. Anche costoro, infatti, dicono molte belle cose, ma non sanno nulla di quello che dicono. Lo stesso accadeva ai poeti. Anzi, mi accorsi nello stesso tempo che in virtù del loro talento poetico credevano di essere più sapienti di tutti, anche in tutto il resto, senza poi esserlo affatto. E così andai via, convinto di saperne più di loro, per quello stesso motivo per cui mi ero sentito già superiore agli uomini politici. In ultimo, volli recarmi dagli artisti. Ero cosciente di non sapere, per così dire, nulla e quindi credevo che almeno costoro li avrei trovati esperti in molte belle cose. E, infatti, non mi ingannavo perché essi sapevano molte cose che io non conoscevo e, in queste, erano più sapienti di me. Soltanto, cittadini, che questi valenti artisti mi pareva che avessero lo stesso difetto dei poeti. Per il fatto che sapevano egregiamente il loro mestiere, si ritenevano gran sapienti in tutto il resto, anche delle cose più difficili, questa presunzione oscurava il loro sapere. Stando così le cose, io mi chiedevo, sempre per giustificare il responso dell'oracolo, se non era meglio che rimanessi quello che ero, cioè, senza la loro sapienza, ma anche senza quella loro ignoranza, o piuttosto, che avessi anch'io ambedue le cose che essi possedevano. E finì per rispondere all'oracolo e a me stesso. Era meglio restare com'ero. Ateniesi, tutta l'ostilità nei miei riguardi, le più accanite e malvagie, tutte le calunnie, la stessa fama di sapiente, sono nate da questa mia indagine. Infatti, tutti quelli che erano lì presenti ogni volta che io dimostrava a qualcuno la sua ignoranza, credevano che io sapessi quelle cose che confutava gli altri. Ma in realtà, ateniesi, solo il Dio è sapiente, e in quel responso egli ha voluto appunto dire che la sapienza umana è ben poca cosa, anzi nulla addirittura, e se il Dio ha parlato di Socrate, lo ha fatto solo per servirsi del mio nome, come di un esempio. Quasi per dire, oh uomini, il più sapiente di voi è chi, come Socrate, sa che la sua sapienza non conta proprio nulla. E,
Ancora adesso io vado in giro a cercare e a indagare se qualche concittadino o anche qualche forestiero sia sapiente, secondo il pensiero del Dio. E quando mi sembra che non ve ne sia alcuno, per concordare col Dio, io dimostro che sapiente non è nessuno. Per questa mia occupazione non ho avuto mai il tempo di fare qualcosa di importante nella vita pubblica, né di curare i miei interessi privati, e vivo in grande povertà, come sono tutto al servizio del Dio. Aggiungete a quanto vi ho detto il fatto che sono i giovani, soprattutto quelli delle migliori famiglie, che hanno più tempo libero a seguirmi spontaneamente e a godersi un mondo nel vedere questi uomini presi sotto il tiro delle mie domande. Molte volte essi stessi mi imitano e si industriano a interrogare gli altri, e io presumo che ne trovano anche loro di persone che credono di sapere e poi sanno poco o nulla. E così succede che gli interrogati non se la pigliano con se stessi, ma con me vanno a dire in giro che Socrate è un corrotto e ti guasta i giovani. E quando qualcuno gli chiede che cosa fa costui e che cosa insegna per corromperli, non hanno nulla da dire perché non lo sanno. Ma per non far vedere il loro imbarazzo, ti tirano fuori le solite sciocchezze che si usano dire contro chi ama il sapere. Cioè che Socrate scruta i misteri del cielo e quelli della terra. Non crede negli dèi e fa apparire per buona la causa peggiore. La verità che, però, essi non vorranno dire è che sono persone che presumono di sapere tutto e non sanno nulla. E poiché sono ambiziosi, ostinati, numerosi per giunta, e tutti d'accordo nel calunniarmi, riescono anche persuasivi, riempendovi da tempo le orecchie con le loro violente accuse. Ecco come Meleto, Anito, Licone mi hanno dato addosso. Meleto, sdegnato il nome dei poeti. Anito per gli artisti e per i politicanti. Licone per gli oratori. Per questo, come vi dicevo in principio, io sarei molto sorpreso se fossi ora capace, nel poco tempo a mia disposizione, di dissipare questa calunnia che si è così gonfiata. Questa è la verità, cittadini. Ed io vi ho parlato senza nulla nascondervi e nulla dissimularvi. Ma io so che, forse, questa è proprio la ragione di tanto odio contro di me. Ma questa è un'altra prova che io dico la verità e che questa è la calunnia. Queste le cause. Comunque indagherete, oggi o domani. Troverete che le cose stanno effettivamente così. Comunque, penso che quanto ho detto sia sufficiente contro le calunnie dei miei primi accusatori. E ora cercherò di difendermi da Mileto, uomo onesto e buon patriota, come egli va dicendo, e dagli accusatori più recenti. Come se questi fossero diversi, prendiamo anche la loro dichiarazione giurata. Essa dice pressappoco così: Socrate è colpevole perché corrompe i giovani e perché non crede negli dèi, in cui crede la città, ma in nuove divinità. Questa è l'accusa. Ma esaminiamola punto per punto. Essa dice che io sono colpevole perché corrompo i giovani, e invece io dico che il colpevole è proprio Mileto che scherza su cose serie, che al cuor leggero ti trascina uomini in tribunale, che fa lo zelante e finge di prendersi cura di cose delle quali non si è mai interessato. E che la cosa è così, cercherò di dimostrarvelo. E allora, vieni qui, Mileto, e dimmi un po', non ti sta a cuore che i giovani vengano su quanto più possibile ben educati? Certamente. E perciò, di a questi signori, chi è che li rende migliori? Tu devi saperlo, dato che ci tieni alla cosa. Tu hai trovato chi li corrompe, a quanto dici, perciò mi trascini dinanzi ai giudici e mi accusi. Ma di pure, Sofia, chi li rende migliore? Indicalo ai presenti. Lo vedi, Meleto? Tu taci. Non hai nulla da dire. E non è vergognoso da parte tua questo? Non è una prova sufficiente a confermare quello che, appunto,
io ho detto, che cioè di queste cose te ne sei sempre infischiato. E allora, amico bello, risponde chi li rende migliori, eh? Le leggi. Ma non è questo, carissimo, che ti ho domandato. Ti ho chiesto l'uomo il quale poi conoscerà anche le leggi di cui tu parli. Socrate, sono questi i giudici. Come, Meleto? Questi sono capaci di educare i giovani e di renderli migliori? Oh, sì, certamente. E tutti sono capaci o soltanto alcuni sì e altri no? Tutti. Ben detto, Pereira. Quanta abbondanza di benefattori. E questi del pubblico, li rendono anch'essi migliori o no? Anche loro. E i membri del consiglio? Sì, anche i membri del consiglio. Ma allora sono i membri dell'assemblea che corrompono i giovani? O anche loro, quanti sono, li rendono migliori? Sì, anche quelli. Ma allora, tutti gli ateniesi, a quel che sembra, li rendono giovani per bene e buoni. Tranne io. Io solo sono quello che li corrompe. Non è così? Sicuro. Lo dico in modo assoluto. Ma che bella nomea di disgraziato che tu mi hai affibbiato. Ma rispondimi. Credi che sia così anche per i cavalli? Credi che tutti quanti siano capaci di migliorarli e che uno solo li guasti? Oppure che soltanto uno sia capace di allevarli bene o, al massimo, pochi, quelli del mestiere, mentre tutti gli altri, quando se ne occupano o li montano, finiscono per rovinarli? Non è così, Meleto, per i cavalli e anche per tutti gli altri animali. Sicuro, lo vogliate o non lo vogliate, tu e Anito, le cose stanno proprio così. Ah, sarebbe proprio una bella fortuna per i giovani se ci fosse uno solo a corromperli e tutti gli altri a far loro del bene. Come vedi, Meleto, è chiaro che tu te ne sei sempre infischiato dei giovani e che ora sveli il tuo disinteresse per quelle questioni per cui mi hai citato in tribunale. Ma dici un'altra cosa, Meleto. Com'è meglio vivere? Tra cittadini buoni o malvagi? Su via, rispondimi, caro. Non ti ho chiesto una cosa difficile. I malvagi non fanno sempre del male a quelli che sono vicini a loro e i buoni invece sempre del bene? Certo. E credi che ci sia qualcuno che dal prossimo preferisca essere danneggiato piuttosto che favorito? Rispondimi, caro. Perché anche la legge impone di rispondere. C'è chi vuole essere danneggiato? No, di certo. E tu mi hai trascinato in giudizio perché corrompo i giovani, perché li rovino deliberatamente o senza volerlo? Sicuro, deliberatamente. E com'è questo fatto, Meleto? Tu che sei giovane. Sei tanto più saggio di me, che sono così vecchio da sapere che i malvagi fanno sempre del male ai loro vicini e che i buoni sempre del bene. Io, invece, sono così stolto da non capire nemmeno che, se rendo malvagio uno di quelli che mi vivono vicino, correrò il rischio di ricevere da costui qualche cattivazione. Così io mi esporrei a un simile danno, di mia spontanea volontà, come tu dici? Oh, Meleto, non ti posso credere e penso che nessuno crederà a queste cose. Quindi, o io sono un corruttore, o se corrompo qualcuno, lo faccio involontariamente e tu, in un caso o nell'altro, menti. Se, poi, io corrompo i giovani senza volerlo, si tratta di una colpa involontaria e, quindi, non è lecito che si trascini qui qualcuno, ma lo si chiami in privato per ammaestrarlo e ammonirlo. È chiaro che una volta che io abbia imparato, smetterò di fare quello che ora faccio involontariamente. E, invece, tu ti sei ben guardato dal convocarmi e dall'ammaestrarmi, ma mi hai trascinato qui,
un tribunale, dove secondo la legge si porta chi è meritevole di pena, non chi è bisognoso di un consiglio. E allora, cittadini, mi sembra evidente quello che dicevo, che cioè Meleto non si è mai minimamente curato di queste cose. Comunque, dici un po', Meleto, in che modo credi che io corrompa i giovani? Secondo l'atto di accusa che hai presentato, sarebbe insegnando a non credere negli dèi, nei quali crede la città, ma in altre divinità. Non affermi che io insegnando questo li corrompo? Certo, proprio questo io sostengo. E allora, Mileto, in nome di questi stessi dèi di cui parliamo, spiegati meglio con questi giudici con me. Io non riesco a intendere se tu affermi che io insegno a credere in alcune divinità, in questo caso, quindi, io credo che esistano gli dèi e perciò non sarei un ateo. E da questo lato qui, dunque, nemmeno colpevole. E quindi tu mi incolpi solo di non credere negli dèi della città, ma in altri. Oppure sostieni che io non creda affatto negli dèi e lo vado insegnando. Sì, è questo che io sostengo, che tu non credi affatto negli dèi. Sei straordinario, Meleto. Ma come fai a sostenere questo? A dire che io non credo, come gli altri uomini, che il sole e la luna siano delle divinità? Sicuro, giudice. Egli sostiene che il sole è una pietra e la luna è di terra. Ma così tu accusi Anassagora, caro Meleto, e hai tanta poca stima dei presenti e li giudichi così ignoranti da non sapere che i libri di Anassagora e Clazomene sono pieni di queste teorie? E davvero, poi, i giovani verrebbero da me per imparare queste cose quando per pochi spiccioli, a dir molto, potrebbero comprarsele sulle bancarelle del teatro e prendersi il gusto di deridere Socrate, se egli le spacciasse per sue, dato che sono questioni così assurde. Ma per Zeus, pensi proprio questo di me, che io non credo in alcun dio? A nessuno, assolutamente a nessuno. Sei incredibile, Meleto. E neanche a te stesso, mi pare, tu possa credere. Infatti, cittadini, a me pare proprio che costui sia un impudente o un violento che abbia stilato questa accusa per impudenza e tracotanza giovanile. Somiglia proprio a uno che, per mettermi alla prova, imbastisce un rebus. Quel sapiente di Socrate si accorgerà che io sto scherzando e mi sto contraddicendo o riesco a infinocchiarlo insieme agli altri che mi ascoltano? Mi pare proprio che costui, nella sua accusa, non fa che contraddirsi, come se dicesse: Socrate è colpevole perché non crede negli dèi, ma egli negli dèi ci crede. Ma queste sono proprio cose di uno che vuol prenderci in giro. E ora, cittadini, considerate con me in che modo mi sembra che egli si contraddica e tu, Meleto, rispondimi, mentre voi, come vi pregai prima, non protestate se io dirò le mie ragioni nel solito modo. C'è qualcuno, Meleto, che crede nell'esistenza di fatti pertinenti all'uomo, ma poi non crede che esistano gli uomini? Su via che mi risponda, Ateniesi, invece di star lì a dimenarsi. E vi è chi non creda all'esistenza dei cavalli, ma a quella di cosa ad essi pertinenti? Oppure chi non crede che esistano i flautisti, ma i concerti di flauto sì? Non c'è, mio bello. Se tu non vuoi rispondere, rispondo io per te, per tutti costoro. Tu, intanto, rispondimi almeno a questo. C'è chi crede nelle opere demoniache e poi non crede nei demoni? No, non ci può essere. Ah, quale grazia mi hai fatto questa volta, rispondendomi, anche se a malincuore, perché ti ci hanno costretto loro. Dunque, tu ammetti che io creda nelle opere demoniache e che insegni a credervi, antiche o recenti che siano, e che vi creda. L'hai detto tu. E poi l'hai dichiarato nell'atto di accusa. Ma se io credo nelle opere demoniache,
Necessariamente. Devo credere anche nei demoni. Non è così? Sì, certo, ritengo che sei d'accordo, dato che non rispondi. E questi esseri soprannaturali non li riteniamo dei o figli di dei? Sì o no? Ah, certo. E allora, se io credo in questi esseri, come tu stesso hai ammesso, e se essi sono dei, è proprio come dicevo io, che tu, cioè, proponi dei rebus e ti prendi gioco di noi, dicendo che io non credo negli dèi, e poi che ci credo per il fatto che credo nei demoni. E se, d'altra parte, questi esseri sono i figli illegittimi degli dèi, o nati, da quel che si dice, da ninfe o da certe altre madri, chi è quell'uomo che potrebbe credere che esistano i figli degli dèi e non esistono gli dèi? Sarebbe un'assurdità. Come dire che esistono i muli, nati appunto dai cavalli e dagli asini, ma che non esistono asini e cavalli. No, Mileto, non è possibile pensare che tu abbia mosso questa accusa se non per mettermi alla prova o perché non sapevi quale vera colpa imputarmi. Come, poi, tu possa persuadere qualcuno, anche di poco cervello, che un uomo creda nelle opere demoniache e soprannaturali e poi lo stesso uomo non creda nei demoni, negli dèi, negli eroi, è assolutamente impossibile. Insomma, cittadini, a me pare che non occorra un'ulteriore difesa per dimostrare che io non sono colpevole, secondo l'accusa di merito, ma che siano sufficienti le cose già dette. Ma quello che vi dicevo all'inizio, che contro di me è sorto un grande odio da parte di molti. Questo è vero. Sappiatelo bene ed è questo che mi perderà. Se io verrò condannato, non sarà certo né per Meleto, né per Anito, né per l'invidia e la generale calunnia. Esse hanno portato alla rovina molti altri galantuomini e molti ancora, io penso, ne perderanno. Non c'è da temere che si arrestino con me. Ma a questo punto qualcuno potrebbe dirmi: non ti vergogni, Socrate, di aver svolto un'attività per la quale ora corri il rischio di morire? A costui potrei ragionevolmente rispondere: hai torto, amico. Se pensi che un uomo di qualche merito, anche piccolo, debba star lì a calcolare il rischio di vita e di morte, invece di pensare se ciò che fa è giusto o ingiusto, e se si è comportato da uomo onesto o malvagio. Secondo il tuo ragionamento, sarebbero stati tutti degli sciocchi, quei semidei e tutti quegli altri che morirono sotto le mura di Troia, compreso il figlio di Tetide, che, incapace di ogni viltà, ebbe sempre in dispregio il pericolo. Quando infatti la madre, che pure era una dea, lo vide tutto bramoso di uccidere Ettore, gli disse, come io presumo pressa poco così: figlio mio, se tu vendicherai la morte del tuo amico Patroclo e ucciderai Ettore, anche tu morrai, perché subito dopo Ettore è pronta per te la morte. Ascoltò Achille queste parole, ma non tenne in alcun conto il pericolo della morte, temendo assai più di vivere con un vile, senza aver vendicato l'amico. Ah, rispose, possa io morire subito dopo aver punito il colpevole, piuttosto che vivere deriso qui, presso le navi ricurve, inutile peso alla terra. Credi forse che egli si sia curato della morte del pericolo? Poiché la verità sta in questo, cittadini, quando nel posto che uno ha scelto, credendosi al migliore o in quello nel quale ti ha messo un capo, io penso che lì bisogna restare saldi, affrontare i pericoli e non temere la morte o altro. Più del disonore. Io dunque, cittadini, mi sarei comportato in modo davvero strano se, mentre Potidea ad Anfipoli, a Delio, rimasi come gli altri al posto che coloro da voi scelti a comandarmi mi assegnarono, pur correndo il rischio di morte, quando poi il Dio mi ordinava, come pensai e credetti di dedicarmi alla filosofia e di indagare su me stesso e sugli altri, per timore della morte o di qualche altro pericolo,
io avessi abbandonato il mio posto. Questa sarebbe una brutta azione e davvero qualcuno potrebbe citarmi in giudizio e giustamente accusarmi di non credere negli dèi. Perché disubbidisco all'oracolo. Temo la morte. E credo di essere sapiente senza esserlo. Poiché così è, Ateniesi, temere la morte altro non è che credere di essere saggi senza esserlo. Di sapere ciò che non si sa. Infatti, nessuno sa che cosa sia la morte. Se per l'uomo il più grande dei beni, eppure tutti la temono come se fossero sicuri che essa è il più grande dei mali. E non è forse la più riprovevole ignoranza questa, di credere di sapere ciò che non si sa? E in questo, forse, Ateniesi, io mi sento diverso dagli altri. E se dovessi credere di essere più sapiente di qualche altro, sarebbe per il fatto che, non conoscendo nulla dell'Ade, così non presumo di saperne. So, però, che commettere ingiustizia o disubbidire chi è migliore di noi, sia esso un dio o un uomo, è cosa turpe e vergognosa. E quindi, mai temerò e fuggirò quelle cose che io non so se siano buone, per altre cattive, che so essere cattive. E anche se ora voi mi assolveste contro la proposta di Anito, il quale affermava che non era il caso che comparissi qui, ma che, una volta comparso, era impossibile non condannarmi a morte, aggiungendo che, se fosse rimasto impunito i vostri figli, praticando gli insegnamenti di Socrate, si sarebbero tutti corrotti. Anche se ora mi diceste, Socrate, noi non crediamo a quanto ha detto Anito e ti assolviamo al fatto però, che tu non perda tempo in queste indagini, né ti occupi di filosofia. Ma se sarai sorpreso a far questo, tu morirai. Se voi, ripeto, mi lasciaste libero, ma a queste condizioni, oh, io vi risponderei. O Ateniesi, io vi onoro e vi amo, ma devo obbedire più al Dio che a voi e quindi, fino all'ultimo respiro, nel modo che ne sarò capace, non abbandonerò la mia missione di filosofo. Non cesserò di esortarvi e ammaestrarvi. Chiunque di voi io incontri, dicendogli quello che sono solito dire. O a me carissimo tra gli uomini, cittadino di Atene, della città più gloriosa e più grande del mondo, della più famosa per sapienza e nobiltà. Non ti vergogni di curarti delle ricchezze perché siano sempre più grandi, come della gloria e degli onori, di non darti pensiero né della tua saggezza, né della verità, né dell'anima tua, per farla migliore. E se qualcuno di voi me lo smentisse e mi assicurasse invece che si cura di queste cose, io non lo lascerei a se stesso. Non lo abbandonerei, ma gli starei dietro, interrogandolo ed esaminandolo, mettendolo alla prova e se lo vedessi millantare una virtù che, in effetti, non possiede, lo rimprovererei aspramente di trascurare le cose che veramente valgono e di tenere in gran pregio, invece, quelle di nessun conto. Così mi comporterei, con i giovani e con gli anziani, con chiunque mi imbattessi, stranieri e compatrioti, ma soprattutto con questi, che io sento più vicini a me per legame di sangue, perché questo mi ordina il Dio. Sappiatelo. Ed io penso che, per voi, nessun bene maggiore sia mai venuto alla mia città di questa mia obbedienza al suo comandamento. E questo è quello che faccio. Vado in giro cercando di persuadervi, giovani o vecchi che siate, a non prendervi cura del corpo e dei beni materiali prima che della vostra anima perché divenga migliore. Di dirvi che non dalla ricchezza nasce la virtù, ma che dalla virtù deriva piuttosto ogni ricchezza e ogni bene, per l'individuo come per gli stati. Se
Se con questi discorsi io corrompo i giovani, vorrà dire che essi sono dannosi. Se invece qualcuno afferma che altri sono i miei insegnamenti, costui parla a vanvera. E allora io vi dico, cittadini, crediate o non crediate ad Anito, mi assolviate o meno, io non agirò diversamente. Nemmeno se dovessi molte volte morire. Non protestate, cittadini, ma mantenete i patti, come vi pregai di non schiamazzare per quello che dico. Ma vogliate ancora ascoltarmi che, oltretutto, non potrete, io penso, trarre profitto. Ciò che sto per dirvi vi farà gridare, ma non lo fate. Se mi condannerete a morte, poiché sono quel che vi ho detto, voi non danneggerete me più che voi stessi. Nessun danno possono infatti arrecarmi né Meleto né Anito. Non lo possono perché non credo che, secondo giustizia, un malvagio possa fare del male a un uomo buono. Potrebbero uccidermi, forse mandarmi in esilio, privarmi dei diritti civili. Per loro e per altre queste forse sono grandi disgrazie. Ma io non la penso così. Per me è assai peggior male far quello che stanno facendo costoro, quando tentano di uccidere un uomo ingiustamente. Non è quindi me che difendo ora, come qualcuno potrebbe credere, ma voi, cittadini. Perché condannandomi, non vi rendiate colpevoli verso un dono di Dio. Se voi mi uccideste, infatti, non tanto facilmente troverete un altro simile a me, che il volere di un Dio ha invitato nella città, anche se il dirlo è ridicolo, come un moscone sopra un cavallo alto di buona razza, ma alquanto pigro per la sua stessa mole e bisognoso di essere sempre stimolato. Un simile compito il Dio sembra avermi affidato nella città per cui io, senza sosta, vi sono da presso, per stimolarvi, per esortarvi, per rimproverarvi, ad uno, dovunque, ogni giorno. Un altro come me, ateniesi, non vi nascerà facilmente. Ecco perché se mi darete ascolto, voi mi risparmierete. O, forse, accadrà che voi, stizziti come chi nel sonno viene destato all'improvviso, ascolterete Anito e mi colpirete, mandandomi sconsideratamente a morte. Ma allora voi continuerete a dormire per il resto della vostra vita, se il Dio, prendendosi cura di voi, non vi manderà qualcun altro. Comunque, voi, anche da questo, potrete riconoscere che io, come tale, sono stato offerto dal Dio alla città. Infatti, esula dalle consuetudini degli uomini lasciare andare in malora, come ho fatto io, tutti gli interessi privati, trascurare la famiglia per tanti anni, per occuparsi invece unicamente di voi, standovi dietro come un padre o un fratello maggiore per indurvi ad essere virtuosi. Tutto questo si sarebbe anche potuto spiegare se ne avessi ricavato qualche vantaggio. Se vi avessi chiesto, in cambio di questi consigli, del denaro. Ma voi stessi vedete che i miei accusatori, che mi hanno accusato in modo così spudorato di altre colpe, non sono stati capaci di presentare con altrettanta spudoratezza un solo testimone che dicesse che io mi sia fatto una sola volta pagare e abbia chiesto qualcosa. Sono io invece che presento un testimone, che attesta la verità di ciò che dico, la mia povertà.
Ma forse potrebbe sembrare strano che io me ne vada in giro a mi affanni per darvi consigli in privato e che poi non osi salire sulla tribuna, parlare al popolo e dare consigli in pubblico alla città. Come voi mi avete già sentito dire spesso in altra sede, questo dipende dal fatto che in me c'è come qualcosa di divino, di soprannaturale, cui Meleto, deridendomi, ha già accennato nell'accusa. Un fatto che mi si è manifestato fin da ragazzo, come una voce che quando ha luogo mi parla dentro e che mi distoglie da ciò che sto per fare, invece di esortarmi. Essa mi ha sempre impedito di darmi alla vita politica. Io credo, del resto, che faccia molto bene a impedirmelo. Infatti, se mi fossi messo nella politica, voi lo sapete bene, cittadini, sarei già morto da un pezzo e non avrei potuto più giovare né a voi né a me stesso. Ma non ve la prendete se dico la verità. Nessun uomo riuscirà a salvarsi qualora vorrà opporsi lealmente a voi o al popolo e impedire che nella sua città vengano ingiustizie e illegalità. Anzi, è necessario che resti cittadino privato, lontano dalla vita pubblica chi vuole realmente combattere per la giustizia e conservarsi, anche per poco, in vita. Di quanto vi ho detto posso fornirvi io stesso sicure prove, e non parole, ma fatti ed è, poi, quello che voi apprezzate di più. Ascoltate quello che mi è successo. Così vedrete che io, pur di difendere la giustizia, non indietreggerei di fronte a nessuno, per la paura della morte, che anzi, pur di non cedere, sarei pronto a morire. Vi dirò cose spiacevoli, come si usa nei processi, ma vere. Io, cittadini, non ho mai avuto nella città una carica pubblica, se non quella di membro del consiglio. E anzi, proprio quando voi decideste di processare in massa, illegalmente, come più tardi voi stessi ammetteste, i 10 strateghi che non avevano raccolto i morti dopo la battaglia navale, la tribù Antiochide, la mia, reggeva la pretania. Allora fui il solo tra i pretani ad oppormi a voi, perché non fosse scavalcata la legge e votai contro. E, sebbene gli oratori fossero pronti a denunciarmi, a farmi arrestare, incoraggiati dalle vostre grida, io pensai che dovessi seguire la legalità e la giustizia, esponendomi al pericolo, piuttosto che associarmi a voi, che volevate cose ingiuste, per il timore del carcere o della morte. E questo accadeva quando in città c'era un governo democratico. Quando si instaurò l'oligarchia, i 30 mi mandarono a chiamare con altri 4 al palazzo del governo e ci ordinarono di prelevare a Salamina Leonte di Salamina per metterlo a morte. I simili ordini ne dettero a molti altri, per compromettere il maggior numero possibile. Fu allora che io feci vedere, a fatti e non a chiacchiere, che della morte, se posso dirla con un'espressione un po' rozza, non me ne importava nemmeno un'ette. Non far nulla di ingiusto e di empio, questo è ciò che mi importa. E quel governo, pur essendo prepotente, non mi impaurì tanto da indurmi a commettere qualche cosa di ingiusto. Quando, infatti, noi uscimmo dal palazzo, quegli altri 4 andarono a Salamina e prelevarono Leonte, io, invece, me ne tornai a casa mia. Certo, per questo fatto sarei stato messo a morte se quel governo, dopo un po', non fosse stato rovesciato. E di questi fatti potrete avere molti testimoni. Credete voi, forse, che io sarei vissuto tanti anni se avessi preso parte alla vita politica e interessandomene in modo degno, da uomo onesto,
avessi preso le difese della giustizia e, come è doveroso, avessi posto lì sopra di tutto? Certamente no, Atinesi. Né io, né nessun altro. Ma se, in tutta la mia vita, pubblicamente, qualche cosa ho fatto, mi sono comportato come tale e tale anche in privato, come quello che non ha mai fatto qualche concessione contro giustizia a nessuno, nemmeno i miei discepoli, come li chiamano i miei calunniatori. E maestro, poi, non lo sono mai stato di nessuno. Solo che, se qualcuno desidera ascoltarmi quando parlo e svolgo il mio compito, sia esso giovane o vecchio, questo io non l'ho mai impedito ad alcuno. Né, d'altronde, io parlo quando ricevo denaro e sto zitto quando non ricevo. Ma mi offro egualmente al ricco e al povero, perché possono interrogarmi e rispondere se vogliono ascoltare quello che dico. Se poi qualcuno di questi tragga buon profitto o meno, non è a me che si deve imputare la responsabilità perché io non ho mai promesso di insegnare nulla a nessuno e se c'è chi afferma di aver udito o appreso da me in privato, cose che anche tutti gli altri non abbiano potuto apprendere o udire, ebbene sappiate che costui non dice il vero. Ma allora, perché mai a molti piace trascorrere anche parecchio tempo in mia compagnia? Lo avete udito, cittadini? Vi ho detto tutta la verità. È che a loro piace starmi ad ascoltare mentre interrogo coloro che si credono sapienti e poi non lo sono. La cosa, in fondo, non è sgradevole, ma di fare questo, come vi dico, mi è stato ordinato dal Dio. Come vi ho già detto, attraverso oracoli, sogni e in mille altre maniere mediante i quali una divinità ha sempre ordinato a un uomo di fare qualcosa. Tutto ciò è vero, cittadini. È controllabilissimo. Infatti, se io ho corrotto e corrompo i giovani, sarebbe naturale che questi, ormai adulti, riconoscendo che in giovinezza io li avevo istigati al male, ora fossero qui, in questo tribunale, ad accusarmi e a vendicarsi. E se non volevano essi farlo di persona, c'erano pure dei loro familiari, il padre, i fratelli, i parenti a ricordarsene e a venire qui, per vendicarsi, se io avessi fatto del male ai loro congiunti. In ogni modo, molti di essi sono qui presenti. Io li vedo qui davanti. Critone, della mia stessa età e del mio stesso distretto. Padre di Critopolo. Lisania di Sfetto, padre di Eschine e Antifonte, di Cefisia. Padre di Epigene, e ve ne sono poi altri, i cui fratelli ebbero familiarità con me. Nicostrato, figlio di Teozodite, fratello di Teodoto, che, però, è morto e quindi non può influenzare suo fratello, Eparalio, figlio di Deomodoco, del quale era fratello Teace, e Adimanto, figlio di Aristone, del quale è fratello Platone, e Aiantodoro, del quale ecco il fratello Apollodoro. E ve ne potrei nominare molti altri, dei quali qualcuno, Meleto, nella sua arringa avrebbe dovuto chiamare come testimone. Se l'ha dimenticato, lo faccia ora, gli cedo il posto. E se ha qualcosa da dire, lo dica. Ma il fatto è che le cose stanno tutte all'opposto e voi, cittadini, questi testimoni li troverete tutti pronti a difendere me, il loro corruttore, colui che rovinava i loro congiunti, come dicono Anito e Mileto. E ammettiamo pure che quelli che sono stati corrotti abbiano anche il loro buon motivo per difendermi. Ma quelli che sono rimasti pure, i loro congiunti, persone già anziane, quale ragione potrebbero avere per sostenermi se non quella giusta e retta, consapevoli come sono che Meleto mente e io dico la verità? È tutto, cittadini. Questo è quanto potevo dirvi a mia difesa, o pressappoco. Soltanto che ora,
Qualcuno di voi forse potrebbe indispettirsi, ricordandosi di se stesso che, in una circostanza meno grave di questa, si mise a pregare e a supplicare i giudici con molte lacrime e si presentò in tribunale con i figlioletti, per suscitare quanto più possibile pietà, con lo stuolo di tutti i parenti e degli amici. Mentre io non faccio niente di tutto questo, benché corra, come sembra, estremo pericolo. Costui, forse, ripensando a queste cose potrebbe indisporsi, sdegnarsi contro di me e riversare la sua rabbia nel vuoto. Ebbene, se c'è qualcuno che la pensa così, ma io non voglio crederlo. Comunque, se c'è, io dovrei proprio tenergli un discorso ragionevole, dicendogli: caro amico, ho anche io i miei congiunti, perché come dice Omero, non sono nato né da una quercia né da una lupe, ma da esseri umani. E che, quindi, ho anch'io i miei parenti, i miei figli, cittadini. 3. Uno già grandicello e due ancora piccoli. Eppure io non ve li ho condotti qui. Nessuno dei tre. Né vi supplicherò di assolvermi. Perché non farò nulla di tutto questo? Non per orgoglio ateniesi, né per disprezzo. Perché il fatto di avere o meno coraggio di fronte alla morte ora è un altro discorso. Ma perché per la mia reputazione, per la vostra e per tutta la città, non mi pare bello che io faccia nulla di simile. Alla mia età e con la fama che ho. Giusta o ingiusta che sia. Ma, comunque, si presume che in qualche cosa Socrate si distingua da molti uomini. Ora, sarebbe molto brutto se quelli di voi, considerati superiori per sapienza, coraggio o per qualche altro merito, si comportassero poi in questo modo, come ho visto fare da alcuni, anche di un certo prestigio, che durante il processo si lasciavano andare a manifestazioni incredibili di dolore, quasi che, morendo, dovessero andare incontro a qualcosa di terribile e, una volta assolti, invece diventare immortali. Costoro mi sembra proprio che disonorino la città al punto che gli stranieri potrebbero pensare che anche i migliori ateniesi, quelli che si distinguono per i loro meriti, che vengono scelti per le magistrature e per le altre cariche, non siano in nulla diversi dalle femminette. Perciò, ateniesi, non conviene a noi, che abbiamo una certa reputazione, fare queste cose, né a voi essere indulgenti se siamo noi a farle. Anzi, dovreste mostrare a tutti che giudicate più severamente chi mette in scena questi drammi pietosi e copre di ridicolo la città, che non chi, invece, conserva un contegno sereno. Ma, a parte la fama, non mi sembra giusto, cittadini, star lì a implorare il giudice per ottenere, con le preghiere, una soluzione. Bisogna, invece, informarlo e persuaderlo. Il giudice non dispensa favori, ma stabilisce ciò che è giusto. Ha giurato non di beneficare chi gli pare e piace, ma di giudicare secondo la legge. Non dobbiamo quindi abituarvi a spergiurare, né voi. Vi ci dovete assuefare perché né noi né voi faremmo cosa pia. Quindi, cittadini, non pretendete da me un contegno che io giudico indecoroso, ingiusto e volgare. Tanto più che, per Zeus, sono stato accusato d'empietà dal qui presente Meleto. Infatti, se io tentassi di influenzarvi, di far violenza con le mie preghiere su di voi che avete giurato, oh, allora sì che vi insegnerei a non credere negli dèi e, mentre mi difendo, accuserei me stesso di non credere negli dèi. Le cose stanno, però, ben diversamente perché io credo in essi, cittadini. Come nessuno dei miei accusatori, mi rimetto a voi e al Dio, che giudichiate come meglio è per me e per voi stessi. Vi sono molte ragioni, cittadini, per cui io non provo sdegno per la condanna che mi avete inflitto. Una è che essa non mi è giunta inaspettata. Mi meraviglio piuttosto del numero dei voti, in un senso e nell'altro. Non credevo infatti che la differenza sarebbe stata così piccola, ma molto maggiore, come pare. Infatti, se 30 voti fossero andati dall'altra parte, io
sarei libero. Certo, posso dire che se è permesso, io devo considerarmi senz'altro assolto, e non solo assolto, perché tutti vedete che se non fossero venuti qui ad accusarmi Anito e Licone, sarebbe stato condannato lui a una multa di 1.000 dracme per non aver ottenuto il quinto dei voti. Dunque, quest'uomo propone per me la pena di morte. Bene. Io, cittadini, quale pena proporrò a mia volta che mi sia inflitta? Certamente quella giusta? Quale? Che pena, che ammenda io merito per non aver mai avuto quiete nella vita? Per aver trascurato ciò che più curano, il guadagno, gli interessi privati, i comandi militari, l'attività politica, le cariche pubbliche, le consorterie e le fazioni che si sono succedute nella città. Per essermi ritenuto troppo retto per salvarmi. Se mi fossi immischiato in cose simili, dove non avrei potuto essere di alcun aiuto, né a me né a voi. Per aver preferito offrire a ciascuno di voi ciò che io credo sia il più grande servigio, quello di persuadervi a non curarvi di ciò che possedete prima che di voi stessi, per diventare il più possibile saggi e buoni, né degli interessi apparenti della città, prima che della città stessa, e così prendersi cura allo stesso modo delle altre cose. Quale pena, insomma, io meritessi in totale? Un premio, in verità, cittadini, se si deve giudicare dai meriti. E un premio, per giunta, che mi si addica. E che cosa si addice a un benefattore povero che ha bisogno di tutto il suo tempo per esortarvi? Non v'è cosa che convenga più di questa, cittadini, che un uomo simile sia mantenuto nel Britannio, assai più di uno di voi che abbia vinto ad Olimpia con un cavallo, con una biga o con una quadriga. Costui, infatti, può farvi apparire felici. Io, invece, mi adopero perché lo siate. Lui non ha bisogno affatto degli alimenti. Io invece sì. E dunque, se devo giudicarmi secondo il mio merito, questo mi spetta. Gli alimenti nel Britannio. Forse voi penserete che queste mie parole siano dettate dall'orgoglio, come quando vi parlai a proposito di coloro che piangono e supplicano. Non è così, cittadini. Il motivo è un altro. Io sono convinto di non aver mai fatto deliberatamente torto a nessuno, ma di questo non sono riuscito a persuadervi. Troppo breve è stato il tempo in cui abbiamo discusso insieme. Se, presso di voi, come presso altri popoli, fosse legge che un giudizio capitale non possa essere dato in un solo giorno, bensì in molti, io credo che voi ne sareste stati persuasi. Ora, invece, non è facile liberarmi di così gravi calunnie in tanto poco tempo. D'altra parte, convinto come sono di non aver mai fatto torto a nessuno, sono ben lontano da volerne fare a me stesso, dicendo di essere meritevole di qualche pena e addirittura proponendomela. E, dopo tutto, quale timore io ho? Forse che mi tocchi subire quella che mi infligge Meleto e che io dico di non sapere se essa rappresenti un bene o un male? O dovrei scegliere ciò che io fermamente ritengo sia un male e proporlo? Il carcere, forse. E perché dovrei vivere in prigione, schiavo di un'autorità di volta in volta costituita, cioè degli undici? Un'ammenda ed essere tenuto in carcere finché non abbia pagato? Sarebbe, per me, il caso di prima perché non ho denaro per pagare. Ma allora, dovrei proporre l'esilio? Forse, ma a questo mi condannereste. Ma dovrei essere così attaccato alla vita, cittadini, e tanto irragionevole da non capire che se voi, pur essendo miei concittadini, non avete sopportato le mie idee e i miei discorsi, se essi sono stati per voi così molesti e odiosi,
Tanto da cercare ora di liberarvene. Come potranno gli altri facilmente sopportarli? Assolutamente no, cittadini. Bella vita sarebbe la mia. Esiliato da Atene, errabondo da una città all'altra, alla mia età, scacciato da tutte. Perché io so bene che dovunque andassi i giovani verrebbero ad ascoltarmi. Come qui. Se io poi li allontanassi, essi mi farebbero scacciare, persuadendo i più anziani e, se non sarò io ad allontanarli, sarebbero i loro genitori e i loro congiunti a cacciarli a causa loro. Qualcuno potrebbe dirmi, ma Socrate, una volta andato via di qui, non saresti capace di vivere zitto e quieto? Ma è proprio questa, invece, la cosa più difficile da far comprendere a qualcuno di voi. Perché se vi dicessi che questo sarebbe un disubbidire al Dio e che quindi non è possibile e io me ne viva tranquillo, voi di certo non mi crederete. Ma uno che fa dell'ironia. Se poi vi dico che il più gran bene per un uomo sta nell'indagare continuamente sulla virtù e sulle altre questioni su cui mi avete sentito discutere, quando sottoponevo ad esame me stesso e gli altri, e che per un uomo la vita non è degna di essere vissuta senza questa indagine. A me che dico tali cose, voi crederete ancora meno. Così stanno le cose, cittadini, come ve le ho riferite. Ma non è facile farvi persuasi. Del resto, io non sono abituato a ritenermi degno di alcun male. Se io avessi avuto del denaro, mi sarei da me stesso condannato a una somma che avrei potuto pagare senza averne alcun danno. Ma veramente, non ne ho, a meno che voi non vogliate condannarmi a una multa che potrei pagare. Forse potrei pagare a voi una mina d'argento. Mi multo, perciò. Di tanto. Ma vedo, cittadini, che Platone, Critone, Critobulo e Apollodoro insistono perché io mi multi per 30 mine, che se ne fanno garanti loro. Ebbene, mi multo per 30 mine e di questo denaro saranno sicuramente garanti costoro. Così, per non aspettare un poco di tempo, voi da parte di coloro che vogliono diffamare la città, avrete fama e colpa di aver ucciso Socrate, un sapiente. Perché tali mi stimeranno, anche se non lo sono, quelli che vogliono coprirvi di biasimo. Se, invece, aveste aspettato un po', le cose sarebbero avvenute da sole, naturalmente. Perché voi vedete come io sia già così innanzi quegli anni e prossimo alla morte. Questo lo dico non a tutti voi, ma solo a quelli che mi hanno condannato a morte. E a costoro voglio dire anche un'altra cosa. Forse voi credete, cittadini, che io sia stato condannato perché accorto di quegli argomenti che vi avrebbero persuaso se avessi ritenuto che occorresse fare e dire qualsiasi cosa pur di sfuggire alla condanna. Niente di tutto questo. Sono stato, invece, condannato non per mancanza di argomenti, ma di sfrontatezza e di impudenza. Per non aver voluto ricorrere a quei mezzucci che invece a voi piacciono in modo particolare, pianti, lamenti e cose simili, indegni di me, come vi ripeto, ma che voi siete abituati a sentire dagli altri. Io non ho mai pensato di fare alcunché di sconveniente per sfuggire al pericolo, né ora mi pento di essermi difeso nel modo che ho creduto. Anzi, preferisco morire dopo essermi difeso così, piuttosto che in quel modo e vivere. Infatti, né io né nessun altro dinanzi alla giustizia o al nemico deve star lì a escogitare mezzi per sfuggire a tutti i costi alla morte. In battaglia è chiaro che uno potrebbe evitare la morte gettando le armi e mettendosi a supplicare i nemici incalzanti. E così, in ogni pericolo, molti sono gli espedienti per evitare la morte. Se uno è disposto a fare e dire qualsiasi cosa. Quindi, cittadini, sfuggire alla morte non è difficile.
Difficile invece sfuggire alla malvagità, che è più veloce della morte. E per me, che sono tardo e vecchio, è bastata la più lenta a prendermi. Mentre i miei accusatori, forti e agili, sono stati raggiunti dalla più veloce, cioè dall'infamia. Io, così, me ne vado condannato a morte da voi. Ma questi sono bollati di infamia e di ingiustizia dalla verità. E come io accetto la mia pena, così questi si terranno la loro. Forse le cose, in qualche modo, dovevano andare così e credo che esse siano andate nella misura giusta. Però, a voi che mi avete condannato, voglio predirvi una cosa, dato che sono giunto a quel punto in cui gli uomini di solito vedono il futuro, quando cioè stanno per morire. Ebbene, cittadini, io vi dico che su di voi, che mi avete ucciso, cadrà dopo la mia morte un castigo molto più tremendo, sì, Perseus, di quello che avete inflitto a me, condannandomi a morte. Voi, infatti, avete creduto, facendo quello che avete fatto, di liberarvi dal dover rendere conto della vostra vita. Ma sarà tutto l'opposto, ve l'assicuro. Perché ora saranno in molti quelli che vi biasimeranno e che io un po' moderavo senza che voi ve ne rendevate conto. E saranno tanto più molesti con voi quanto più sono giovani e voi ancor più vi irriterete. Perché se voi pensate che mettendo a morte la gente non vi sarà più nessuno a biasimarvi, che non vivrete nel giusto, voi non pensate bene. Questo modo di liberarsi non è né pratico né bello. Bellissimo e facilissimo, invece, è un non opprimere gli altri, ma tendere ad essere, quanto più possibile, migliori. Questo lo devo predire a voi, che mi avete condannato. Ora, da voi, posso anche congedarmi. Invece parlerei volentieri su quanto accaduto con quelli che mi hanno assolto. Approfittando del fatto che i magistrati hanno il loro da fare, per me non è ancora il momento dove, una volta giunto, io dovrò morire. Finché è possibile, dunque, fermatevi un po', cittadini, perché nulla ci impedisce di conversare un poco tra noi. Io voglio dirvi, dato che mi siete amici, che cosa significhi per me quello che mi è ora accaduto? Dovete sapere, giudici, e lasciate che io vi chiami a buon diritto così, e mi è capitata una cosa straordinaria. La voce profetica, quella del demone, così frequente in me, io la sentivo sempre per il passato, che mi si opponeva anche nelle minime cose, quando stavo per fare qualcosa di scorretto. Ora, mi capitate invece la sorte che, appunto, vedete anche voi, si può ritenere il peggiore dei mali e tale considerato. Ebbene, nessun avvertimento c'è stato da parte del Dio, né quando stamane sono uscito di casa, né quando sono salito qui, in tribunale, e neppure durante la mia difesa, per quello che stavo dicendo. Mentre molte volte, in altri discorsi, esso intervenne troncandomi a mezzo la parola. Oggi, invece, in tutta questa faccenda non mi ha minimamente contrastato, sia nei miei atti che nelle mie parole. Quale, dunque, devo pensare che sia la ragione? Ve lo dirò io. Può darsi che quanto mi è accaduto sia un bene, che non è possibile che noi siamo nel vero quando pensiamo che la morte è un male. Io ne ho avuta chiara dimostrazione perché è impossibile che l'avvertimento consueto non si sarebbe espresso, qualora ciò che stavo facendo non fosse stato un bene. Ma facciamo anche un'altra considerazione, da cui io traggo molta speranza che tutto questo sia un bene. Il morire, infatti, è una di queste due cose. O è come non essere più nulla, e il morto non ha più alcuna sensazione di nulla. Come si dice, è un passaggio, un mutar di dimora dell'anima da questo luogo di qua giù a un altro. E se non vi è nessuna sensazione,
Beh, come un sogno. Allorquando uno, dormendo, non vede nulla, nemmeno un sogno, la morte potrà essere un guadagno meraviglioso. Infatti, io credo che se uno scelta una notte in cui abbia dormito senza vedere neppure un sogno e, confrontandola con le altre notti e anche con gli altri giorni della sua vita, dicesse, dopo aver riflettuto, quali giorni e quali notti gli abbia vissuto più felicemente e più piacevolmente di quella notte. Io credo che non solo l'uomo qualunque, ma anche il gran re troverebbe poche queste notti da contare rispetto ad altri giorni e ad altre notti. Se tale è la morte, io la considero un gran guadagno perché tutto il tempo infinito non sarà che una sola notte. Se poi invece la morte è come un viaggio da questo luogo a un altro, e ciò che si dice è vero, cioè che nell'aldilà si radunano tutti quelli che sono morti, vi potrebbe essere allora, o giudici, un bene più grande. Se uno, giunto nell'Ade, libero alfine da questi che vanno dicendo essere giudici, troverà quelli veri, coloro che laggiù si dice amministrano veramente la giustizia, Minosse, Radamante, Eaco, Triptolema e quanti, tra i semi dei, furono giusti nella loro vita. Questa trasmigrazione sarebbe spiacevole. E chi di voi non pagherebbe chissà cosa per ritrovarsi con Orfeo al museo, con Esiodo ed Omero? Io, personalmente, vorrei morire molte volte se questo fosse vero. E che soggiorno meraviglioso sarebbe per me se laggiù potessi incontrarmi con Palamede, con Aiace Telamonio, e con qualche altro antico, anche egli ingiustamente ucciso. Penso che non sarebbe affatto spiacevole paragonare la mia sorte alla loro. E sarebbe un gran piacere trascorrere il tempo esaminando e interrogando quelli di là, come facevo qui, con i vivi, per conoscere chi loro è sapiente e chi crede, invece, di esserlo e non è. E cosa pagherebbe? Poi, o giudici, uno che potesse interrogare colui che guidò Troia, il grande esercito, o Odisseo, o Sisifo, o infiniti altri uomini e donne che si potrebbero elencare. Conversare, indugiarsi con loro, interrogarli sarebbe una felicità immensa. E, oltretutto, costoro non mettono a morte nessuno e sono, tra l'altro, più felici di noi perché, per giunta, per tutto il tempo che resta, immortali, se quel che si dice è vero. Anche voi, giudici, dovete quindi avere buone speranze di fronte alla morte e credere in questa verità, che, cioè, all'uomo buono non può toccare alcun male, né in vita né dopo morto, e che gli dèi non sono indifferenti alle sue azioni. Anche quello che ora è toccato a me non è accaduto per caso, ed è chiaro che la cosa migliore per me è morire e liberarmi. Così, da tante brighe. Ecco il motivo per cui l'avvertimento del Dio non mi ha mai ostacolato e perché io, contro i miei accusatori, contro quelli che mi hanno condannato, non ho alcun rancore, sebbene essi mi abbiano accusato e condannato non con questa intenzione, ma per farmi del male. In questo, giustamente, sono da biasimare. Tuttavia, io vi voglio pregare di una cosa. Quando i miei figli saranno cresciuti, puniteli, cittadini, infliggendo a loro gli stessi fastidi che io infliggevo a voi. Se vedrete che si preoccupano più delle ricchezze o degli altri beni materiali che della virtù, e se si crederanno di valere qualcosa senza valer poi nulla, rimproverateli, come io rimproveravo voi per ciò che non curano e che, invece, dovrebbero curare. Se credono di avere dei meriti e, invece, sono di buoni a nulla. Se farete questo, io e i miei figli avremo avuto da voi ciò che è giusto. Ma è giunto ormai l'ora di andare. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada a miglior sorte, nessuno lo sa, tranne Dio.